È da un po' che non facevo un video su Rising Tide. Ave gente, sono Larus e qui su Civilization Beyond nell'espansione Rising Tide. Dunque, nell'ultima puntata abbiamo fondato un paio di avamposti vicino a Charabrost, che è la capitale degli slavi. Questo per creare delle frizioni per poi dopo attaccare loro. Ovviamente non dobbiamo perderci in chiacchiere e andiamo avanti con un altro turno. Stiamo facendo delle strade con due lavoratori qui, ed è abbastanza utile questo perché oltretutto potremmo fare una rotta commerciale interna e potremmo anche mettere in comune le risorse di queste città, che comunque sono belle e sono tante. Ovviamente ho delle rotte commerciali interne piuttosto buone, ma voglio creare altre rotte, specialmente nelle città sul mare, che possono essere molto utili sotto questo punto di vista. Possiamo fare anche altri accordi, ma al momento non mi intriga un granché la situazione. Dunque, qua abbiamo già un esploratore in mare che lo posso spostare verso questo veicolo affondato. Non dovrebbe esserci un granché dentro, però comunque si fa quello che si può. Del resto, quest'altro lo sposto a esplorare questa piccola chiazza nera. E qua abbiamo ancora il nostro lottatore che sta lì fermo. E aspettiamo. Qua con l'Arnor scendiamo un attimo giù. Oh! Während wir gemeinsam voranschreiten, werden die, die unsere Vision teilen, einen hartnäckigen Verbündeten finden. Oh, ecco Integre. O Integre. Non so come pronunciarla. Una fazione principalmente tedesca. Sono di un partito ecologico, verde. C'è Andrew Channel che ci sta facendo una bella serie, quindi andate a vedere pure nel suo canale per vedere come sono i tedeschi. Sinceramente, tra tutte le fazioni che hanno aggiunto, Integre è quella che mi ispira un po' di meno, però non ci ho ancora giocato. L'ho solo giocato con Alpha là tra le ultime uscite. Dunque, qua abbiamo una Xenomassa e vediamo un attimo che cosa si può fare in questo laghetto. Qui possiamo ancora esplorare questi mari, che è una cosa che mi intriga tantissimo. E poi abbiamo un'unità che attende ordini. Qua non è che c'è tanto da fare, ci sono degli alieni che ci stanno dando troppi problemi, però dovremmo costruire poi dopo un campo elettromagnetico, che così possiamo tenere distanti gli alieni. Se non l'abbiamo già fatto, però è strano che possano stare ancora un po' qua vicini. Qua abbiamo questi due lavoratori che non so che cosa farò di fare, al momento aspettiamo. Intanto la popolazione non è così alta, quindi non si può fare nemmeno un granché. Ci sono i tedeschi che ovviamente mi dicono: guarda che il pacifismo non va, il mio territorio è così piccolo, suggerisce una atavica debolezza. Atavico. Dunque, qua ovviamente ci sono gli alieni che mi attaccano e questo nido alieno lo distruggo. Intanto che cosa devo fare d'altro? Possiamo fare un altro accordo, mi raccomando di fare questi accordi, ma al momento vorrei stare più o meno alto con tutto quello che riguarda il capitale diplomatico, che ne ho bisogno. Possiamo fare degli edifici, un giardino dei geni, che questo aumenta un po' la salute. La salute al momento è molto alta. E questo è una grande bella cosa. E io preferisco però al momento fare un convoglio commerciale. Costa uno, perché non farlo? Poi qua possiamo fare, vediamo, riserva aliena. Una barriera ultrasonica direi che è necessaria, proprio non c'è nient'altro da fare, bisogna fare questa barriera ultrasonica così possiamo tenere distanti gli alieni. Qua possiamo fare disciplina a queste truppe, ma direi dove andiamo in quell'avamposto di distruggere alieni? Stiamo con calma, tranquilli. Comunque stavo pensando, possiamo allearci con i tedeschi? Get es ihnen gut. Non so che cosa vuol dire, non so nulla di tedesco io. Dunque, possiamo magari fare un'alleanza con loro. Per esempio, potrei proporre una cooperazione, però non ho abbastanza timore o rispetto per far ciò. Ah.
Non lo so. C'è anche il punteggio della guerra. Cosa che non so, sto scoprendo questo gioco. Al momento non voglio fare nessuna alleanza. Cioè, vorrei fare un'alleanza, ma non abbiamo abbastanza punti rispetto a timore per far ciò. Quindi non possiamo farci nulla. Del resto, un giardino di geni potrebbe andare bene, però al momento voglio fare qualcosa che mi dia un po' più di energia, perché energia mi servirà poi dopo per il conflitto. Sì. Può andare bene. Ottengo un po' di capitale diplomatico, che non è mai poco. E poi aspettiamo. Qua non è che c'è tanto da fare. Del resto, ci sono gli alieni che ci stanno dando diversi problemi, però. E noi esploriamo queste nuove zone di mare. Dunque. E attendiamo ancora. Non è che c'è tanto altro da fare. Stiamo. Sì, le rotte commerciali interne sono buone. Dunque. Finalmente qualcuno sì, capisce l'importanza delle scorte di energia. Fantastico. Io sto facendo ancora queste strade. E ci sono i miei avamposti che hanno ancora bisogno un po' di tempo prima di essere totalmente autonomi. Dovremmo aspettare ciò. Poi, oltretutto, sto pensando, si potrebbe togliere il miasma da queste zone con i nostri lavoratori. Togliamo il miasma, che così poi dopo l'invasione diventerà molto più semplice. Si potrebbe fare ciò. Verfolgen viele Ziele. Vielleicht kannst du sie noch weiter voranbringen. Sì, si potrebbe fare. Mi pare che vada bene. Ok. Così praticamente inizio a forgiare un po' di più un'alleanza con loro. Vediamo se si Geht può es dir già fare gut? qualcosa. Potenziali Was genau accordi. schlägst du also vor? Guerra di idee. Direi, proviamo a fare. Ok. Faccio un altro affare, vediamo. Cambia Cooperation. relazioni, non posso. Cooperazione, ci stai? Sì, fantastico. Fantastico, ok, siamo messi. Ti sbagli a fidarti di loro. Ovviamente Vadim Kozlov non va un granché d'accordo con quello che facciamo perché probabilmente sono nemici. Però se io riesco a arrivare a un'alleanza, che Was genau schlägst du also vor? al momento non possiamo ancora fare, potremmo però puntare a qualcosa di migliore. Addirittura. Vediamo. Più capitale diplomatico della mia capitale. E paradossalmente costa meno capitale diplomatico per turno. Cioè, è una cosa stranissima questo trattato. Questo trattato qui è un trattato gratuito, in teoria. Tanto mi sta andando via la voce. Perché il trattato di per sé costa 3 punti diplomatici per turno. Ma il trattato ti dà 6 punti diplomatici per turno nella tua capitale. Quindi ci guadagni comunque. Vabbè. Paghi il costo per avviare il trattato, ma poco importa. Guarda, adesso guadagniamo di più, cioè è Was genau stranissimo. schlägst du also vor? Dunque, non possiamo ancora puntare un'alleanza, purtroppo. Però tra poco sì, potremo. Lass uns Magari darüber possiamo unterhalten. fare queste altre cose. Ma i dettagli no. Ah, va bene. E aspettiamo. Nuovo accordo, sì. Vediamo se è aumentato ancora. No, non è aumentato abbastanza. Ovviamente Vadim Kozlov non è affatto felice di ciò. Possiamo fare un giardino di geni o altre unità. Direi su Adwas Adida facciamo un altro convoglio commerciale. E dunque, qua abbiamo un altro lavoratore. Questo lavoratore lo sposto un po' via. E qua stiamo ancora in guardia. Tanto non so ancora cosa fare di preciso. Esploriamo la zona. Oh, qua non sembra esserci tanto a esplorare. Dunque, vediamo poi qua nei mari che cosa mi aspetta. Qua sì, ho un lavoratore che non so che cazzo ci fa lì. Perché l'ho spostato. Ah, forse è per esplorare un attimo la zona. Vabbè. Intanto, convoglio commerciale. Possiamo stabilire una rotta commerciale con Weltergeist. Che però non mi dà abbastanza. Direi fare delle rotte commerciali interne è meglio. Perché così posso aumentare la crescita di questi piccoli avamposti. Che non è male. Andiamo quindi a Wogona. Fantastico. Ora, aspettiamo un attimo e facciamo turno successivo. Abbiamo anche quasi ultimato le strade. Sì, Duncan ha dichiarato guerra a Angemun.
Cioè, quindi. Poli. No, chi è Duncan Huggs? Ah, già, sì, l'Alleanza del Mare del Nord ha dichiarato guerra. In poche parole, alla Corea. A Hong Chongshu, mi pare che si possa chiamare la fazione. Accordo annullato con Samajar. E abbiamo scoperto un altro nido alieno. Sì. Va bene, intanto. Sì, qua c'è un piccolo nido alieno. Ah, non è un granché. Però vediamo se possiamo catturare questa unità aliena. Yeah, l'abbiamo catturato. Uno scarabeo lupo. È debolissimo, fa schifissimo come unità, però noi ce ne freghiamo abbastanza. Andiamo a esplorare ancora questa zona, qua c'è una bella catena montuosa. Oh, che cos'è qua? Astronave affondata. Poi, qua dobbiamo ancora aspettare e aspettiamo. Poi, qua non c'è nulla, ho esplorato questa zona e non c'è assolutamente nulla. Nah. Non voglio darti produzione unità militari. A meno che sei un mio alleato, nah. Ora. Direi produzione diretta dell'unità militare mi intriga, quindi prendiamo più esperienza di combattimento. Iniziamo a focalizzarci un po' di più nella forza, siccome una guerra sembra imminente ormai. Fantastico. Ora. Mia mortaffia, che sembra un insulto in napoletano, sta espandendo, però comunque manca poco. Ancora una piccola zona e diventa totalmente nuova la città. Poi qui Vorgonia ci sta mettendo un po' di più. Vogona, ecco. Ok, abbiamo ricercato le comunicazioni, quindi possiamo fare lo snodo TacChat, ripetitore, centro di comando, nodo informativo e rete sonar. Dunque, possiamo migliorare la produzione. Possiamo fare qualche meraviglia? A Fara? Sì, però comunque costa tanto. Dunque, rete sonar? Sì, ci sta. Però preferisco fare qualcosa tipo un bacino di carenaggio che aumenta la produzione di unità navali. Poi qua possiamo fare la stazione di lancio, ma non mi conviene nella zona. E direi un centro di riciclaggio, allora. Poi, a Midfaha? Posso fare un centro di comando, ma direi anche no. Oppure qualcosa tipo un'officina che aumenta la produzione in generale. Poi del resto, deposito. Si potrebbe fare un deposito? Senza dubbio. Che abbiamo fondato oltretutto la città. Possiamo fare la robotica e così facciamo il TAC Jet. Finalmente così possiamo bombardare le zone e almeno anche proteggerci se veniamo bombardati noi stessi dal nemico. Volte. Oh mio Dio, hanno un casino di truppe il nemico. Cioè il nemico, i nostri alleati. Che bel lapsus. Oh. Cosa hanno fatto qui? Un casino di fattorie sul mare. Charbrost sta diventando bella fortificata. Bisogna fare attenzione a questo piccolo dettaglio. Non sarà facile attaccare Charbrost. Però ce la faremo. Dunque. Qua c'è un vascello commerciale, però mi sa che devo cambiarlo. Andiamo a Midfaha. E qua dove possiamo andare? A Fara. E poi del resto con questo scarabeo possiamo tornare a casa, credo. Fantastico, attendiamo e qua vediamo un attimo cosa c'è, non c'è nulla, torniamo poi dopo a casa, automaticamente. Ok, tra poco possiamo iniziare a fare lo spam eterno di truppe. Che ovviamente cosa faremo? Lanceremo truppe all'infinito, senza far nient'altro. Cioè, è quello che si può fare. L'unica cosa è che magari possiamo anche concentrarci sulla. Questa qua oltretutto era di Elodie, questa città. Possiamo magari concentrarci sul prendere questa città in mezzo al mare. Che non dovrebbe nemmeno essere così tanto male, perché Charbrost è tosta. Io vi porto me stesso. Sarò il sempre nato e il mai morto. Ok, abbiamo fatto una meraviglia, la capsula dell'ectogenesi, capitale P5.
E abbiamo fatto una nuova meraviglia, sì, fantastico. E ora mi sa che possiamo fare con i nostri cari amici tedeschi fare noi accordi. Possiamo cambiare reazione ad alleanza, però non c'è abbastanza timore o rispetto. Sì, ovviamente ci sono quelli che dicono la tua meraviglia fa schifo, però noi ce ne freghiamo. No, Elodie, non mi interessa fare altri accordi con te. Ho un alleato più potente. Ed è Andrew. sì. Tutti. Ci sono alcune persone che dicono: è una bella opera, altri che dicono: fa schifo. E vediamo, possiamo fare l'eclisse? Che le unità combattono a piena forza anche se ferite. Fantastico. Questo qua era il bonus che avevano i giapponesi su Civilization 5. Ed era un bonus. Se, veramente. Bellissimo, sensazionale. Sì, spostiamoci. Vediamo qua che cosa c'è. Questa città non sembra un granché. È su un'isola, cioè non sembra così forte. Ci sono delle risorse molto interessanti e possiamo conquistarla senza problemi. Quindi, iniziamo già a fare qualcosa qui. Dunque, non possiamo produrre nulla, però qui vediamo. Possiamo Hamid Faha, possiamo aumentare il cibo, oppure a Mian Mortafia, quella città giù, possiamo aumentare la produzione, che direi che è necessario per la costruzione di una città, almeno all'inizio. Quindi attendiamo ancora, qua possiamo fare altri... Qua non possiamo fare nulla. Dobbiamo per forza spostare. So che non ci sono tanti posti disponibili per fondare le città. Dannazione. Qua hanno tante città, però, sti tedeschi. Vediamo un po'. Elodie ha fatto pace con Vadim Kozlov. Non so che cosa c'è nel trattato di pace, però si potrebbe fare qualcosa. Dobbiamo anche aumentare la salute adesso che possiamo fare il giardino dei geni. Hanno dei tech chat i russi, quindi possiamo anche fare un po' attenzione. Facciamo tanti tech chat più che altro per proteggerti, cioè, dall'attacco dei tech chat nemici. Charbrost è stracorazzata come città, però Stamir sembra una buona città, che comunque ha anche un pugnale pu che può essere puntato direttamente alla gola di Charbrost, quindi perché no? Si può fare. Possiamo fare una nuova produzione perché hanno... Come? Ah, non c'è più Firaxite. E manca anche la salute. Facciamo un attimo un giardino di geni, che così aumentiamo la salute. Reliquie della vecchia terra, così aumentiamo la cultura. Poi dopo, reliquie della vecchia terra, aumentiamo la cultura. Qua finalmente abbiamo cacciato gli alieni dalla zona. E poi dopo, curiamo le truppe. Possiamo fare un vascello, però qui... Non è che... Si può fare un granché, vediamo. Le nuove città che abbiamo fondato si può fare qualcos'altro. Dunque, devo. Qua devo acquistare qualcosa perché comunque ho soldi e mi serve. Dunque, un'officina. No, un centro di riciclaggio può andare. Poi. Vediamo. Non lo so, cosa si potrebbe fare? Qualcosa per la produzione? Oppure per la salute, tipo un giardino di geni, che va più che bene. Dunque, poi scegliamo una nuova produzione e vediamo un attimo che cosa si può fare. In un deposito va più che bene. E finalmente qui abbiamo finito di costruire un'altra città. Qua c'è subito un'altra città vicino a Charbrost, tra l'altro. Restammir la devo conquistare, la città che mi serve. Però devo fare più unità militari. Vediamo se Walter Geist vuole fare qualcosa con me. Alleanza non sono ancora pronti a fare questo, però pazienza. Qua
Qua abbiamo più o meno... Siamo più o meno pieni. Intanto è finito il tempo. Ah, non so dove spostare questi convogli. Però lo vedremo alla prossima puntata. Dall'altro è tutto. Ciao, ciao.